Fabiani. Non è arrivato il gol, è arrivato un assist, però è una prestazione importante per la continuità fino al 90esimo. Sì, era importante far bene oggi, fare i punti, anche perché la prima partita mi abbiamo preso 0 punti. Non è arrivato il gol, però per me è importante portare a casa i 3 punti, anche farsi i miei compagni, sono molto contento. Era importante vincere, molto cinici. Potete crescere dal punto di vista del gioco, forse della gestione della partita? Ma si può sempre crescere, comunque per noi oggi sapevamo che era una partita difficile perché il Chievo è una squadra in forma e stava andando bene, quindi abbiamo lottato fino alla fine, è stata una partita dura fino alla fine e meno male che abbiamo fatto il secondo gol che ci ha permesso di respirare un po'. Ti abbiamo visto in un tuo ruolo più congeniale forse oggi, partire da destra con la libertà poi di svariare, soprattutto nel secondo tempo quando sei andato a fare anche la punta. Ma io non... avevo già detto che non ho un problema a giocare sia davanti, a destra o a sinistra. Gioco dove mi mette il mister e cerco di dare il massimo, poi dopo dove mi mette non è un problema. Sì. Siamo in diretta, seguiamo ancora le interviste con i colleghi, prego. Davanti l'intesa con Pavon a che punto è? Come un tuo giudizio? Ma Pavon si sta impegnando, sta imparando il calcio italiano, quindi per uno che arriva da fuori non è mai facile arrivare subito e fare bene subito. Lui si sta comunque facendo bene, si sta muovendo abbastanza bene e sta imparando a giocare con la squadra. Un riferimento importante è stato Belfodile, è sembrato nel primo tempo, è sembrato già inserito piuttosto bene nei vostri schemi, oltre al gol. Ah, Belfo è arrivato già dall'anno scorso in Italia, quindi sa un po' più di Pavone come si deve giocare qua in Italia. E comunque lui è un gran giocatore, può migliorare sicuramente. E ci ha dato una grande mano davanti con il suo fisico e le sue qualità tecniche. E dopo l'amarezza del debutto contro la Juventus, adesso un po' di soddisfazione anche per noi, anche per voi. Sì, noi eravamo delusi perché comunque volevamo fare punti anche sul campo della Juve, però non siamo riusciti e come ho detto oggi era importante i 3 punti per ripartire bene e far bene quest'anno. Adesso ci sarà poi dopo la sosta un'altra prova difficilissima. Sì, abbiamo un'altra partita difficile, abbiamo 2 settimane penso per riprepararla, quindi cerchiamo di prepararla al meglio e vogliamo prendere anche i punti anche sul campo del Napoli. Queste erano le parole.